Buongiorno a tutti, oggi parliamo di angolazioni particolari. Quando fate un servizio fotografico o scattate una serie di foto, cambiare angolazione o punto di vista può essere una mossa vincente per scattare delle foto più belle. Il primo tipo di angolazione particolare è quella in verticale. Le fotografie scattate in verticale hanno un grande potenziale e i soggetti e gli elementi fotografati visti dall'alto o dal basso assumono delle forme geometriche che fanno risultare la foto molto più bella. Inoltre, lo sfondo uniforme permette di valorizzare ancora di più gli elementi che vengono fotografati. Questo tipo di prospettiva ci colpisce piacevolmente. Un altro tipo di prospettiva invece è quella a raso terra. È sicuramente originale e si tratta semplicemente di scattare la foto a livello del suolo. Si usa soprattutto nella natura perché abbassandosi a livello del terreno, i fiori o gli elementi naturali creano un livello che si può mettere a fuoco o sfocare rispetto al soggetto che è oltre. Anche per i ritratti di persone ci sono angolazioni particolari e punti di vista che possono essere usati o meno. A maggior ragione, con i ritratti di persona, usare un nuovo punto di vista può dare un impatto d'effetto. Per questo ci si rifà alla psicologia e alle risposte che otteniamo dalle persone quando comunichiamo. Pensiamo banalmente all'espressione guardare dall'alto in basso. Con la fotografia possiamo ricreare queste emozioni. Se scattiamo la fotografia all'altezza degli occhi del soggetto, ne otterremo un ritratto familiare, un'inquadratura che abbiamo già visto, perché è la stessa di quando parliamo con le persone. Questo diventa molto importante negli scatti con i bambini. È sempre meglio evitare di fotografare dall'alto verso il basso, perché diamo il senso di sovrastare il soggetto e che lui sia in una posizione di difetto. Per questo, soprattutto con i bambini, è il caso di inginocchiarsi e fotografare all'altezza dei loro occhi. Al contrario, se fotografiamo qualcuno dal basso, diamo l'idea di potenza, di autorità, e dobbiamo essere sicuri che quello è il messaggio che vogliamo trasmettere. Questo discorso vale nello specifico per i ritratti. Quindi, se vogliamo fotografare il soggetto a una distanza maggiore, usare un'angolazione dall'alto o dal basso potrebbe essere una mossa vincente per creare un effetto di impatto. Imparate a vedere diverse angolazioni del soggetto che volete fotografare e a capire cosa ne percepisce la persona che osserva la fotografia. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!